Wrestling. Benvenuti scuole e pesciolini, benvenuti in questo nuovo video, sono Sei Sbocciati, Tetanan Sharks. Oggi siamo qui su CGC di Pokémon e siamo su come mostrarvi come scambiare le carte. Che cosa ho detto? Come mostrarvi come scambiare le carte. Quante volte ho detto come? È come se non lo sapessi il come fare, come quando. Fuori piove come. Allora, come quando come? Come quando come, scambio come. Allora, inizia a precisare che ciò che ho detto anche nel primo video, che non si possono scambiare tutte le carte che avete. Perché? Perché sta cosa? Perché tutte le carte che avete prese o coi soldi del gioco, cioè con i big money gialli, o vinti per esempio contro gli allenatori, le bustine, non sono scambiabili. Per scambiarle dove avete bisogno di carte particolari, che non sono carte particolari ma sono le stesse carte ma shoppate. Solo che non bisogna per forza shoppare. Per esempio, se volete allora vi faccio prima che cosa sto dicendo? Allora, tutti questi Pokémon che hanno questo lucchetto sotto vuol dire che non sono scambiabili. Infatti c'è anche scritto. Qui c'è la parte scambiabile, per esempio ho tre Arcanine non scambiabili e uno, cioè, è zero scambiabili, quindi non posso scambiarlo. Invece ho altri Pokémon che sono scambiabili, che se li troverò, poi vi dico anche come prendere, ragazzi, che non bisogna per forza shoppare, perché questo gioco, come ho detto nel primo video, non serve shoppare, cioè, se volete shoppare è meglio, almeno fate i mazzi più velocemente, più completi, però potete anche non farlo. Troverò un coso non shoppabile che posso scambiare. Ho capito. Filtro da scambiare. Ok, come vedete qui, c'ho per esempio questo tè di Ursa. Ne ho uno non scambiabile e uno scambiabile. Vuol dire che uno lo posso scambiare. Cioè, ne ho due. Uno lo posso scambiare. Per renderli scambiabili dovete spingere questa freccetta qui. Vediamo se è un Pokémon che non ce l'ha. No, ce li hanno tutti. Sì. Dovete premere questa freccetta qui, così va nelle carte scambiabili. Pam. Poi vi mostro come fare lo scambio. Cioè, o meglio, ora. Lo scambio si fa così. Andate su scambio, crea uno scambio. C'è lo schema privato e lo schema pubblico. Lo schema privato è con un amico. Lo schema pubblico è con tutti. Quindi, per esempio, io voglio questo Pokémon e offro uno dei Pokémon scambiabili. Questi Pokémon sono tutti i Pokémon scambiabili che ho e a cui ho messo quella freccettina sopra. Quelle due frecce lì. Quindi posso fare, per esempio, io voglio questo Pokémon e io ti offro questo, oppure questo, più questo, più questo, più questo, no? Dopo che avete deciso che cosa scambiare, fate finito. Qui vi chiederà per quante ore volete fare lo scambio. Ovviamente più ore mettete, più vi costa, ma più avete possibilità che qualcuno lo veda, perché ovviamente sta più tempo e quindi qualcuno lo vede. E niente, così. Ma non è lo scambio, è sì. Allora, per avere le carte scambiabili ci sono diversi modi. O shoppando, cioè o comprando bustine di Pokémon nella realtà, e dentro le bustine c'è un codice che dovete riscattare qui, riscatta codici e vi dà la bustina. Poi, che altro? Oppure potete, c'è un sito internet dove potete direttamente comprare i codici a molto meno, quindi a 30 centesimi, 1 euro, invece una bustina reale sta tipo 3,50 euro, credo, almeno prima, ma non lo so. Oppure potete farlo completamente gratis, come? O con i tornei, facendo gli eventi. Questi eventi che vi costano appunto i token. E voi come prendi i token? Semplice. Oh,
partecipate a questi tornei che costano soldi del gioco che guadagnate giocando, e potete vincere, come vedete, i pass torneo. E con i pass torneo, ovviamente, partecipate agli altri tornei per guadagnare le bustine. Infatti, queste bustine qui saranno tutte scambiabili. E io quelle bustine lì che ho avuto scambiabili, le ho vinte da un torneo. Sono finito terzo e ho avuto due bustine scambiabili. Non è male. Oppure potete guadagnare a culo, se avete tanto culo, quando uccidete un giocatore, non un alleato, un giocatore, c'è tipo una ruota della fortuna. In quella ruota della fortuna potrebbe capitarvi la bustina. Questa bustina può essere sia scambiabile sia non. Magari andate a così a culo che prendete una bustina ed è pure scambiabile. Che sinceramente è raro perché di solito vi dà un 20 soldi, 25 soldi massimo. 50 se proprio il culo, però se ti capita proprio una bustina è pure scambiabile, ce l'hai proprio aperto. Non quella cosa che pensi tu, ma la faccia. Sì. Vabbè ragazzi, che dirvi? Questo è tutto. Spero di essere stato chiaro, chiaro come l'alba. Ok, no. Ragazzi, che dirvi? Ci vediamo nel prossimo video. Beh, ragazzi.